Buonasera e bentrovati con una nuova puntata di Occhio Oltre la Cronaca. Il nostro viaggio insieme questa sera ci porterà a raccontare i ricordi di un ex bambino di appena 10 anni, 10 anni e mezzo, che era in attesa del ritorno a casa di suo papà e invece si ritrova all'improvviso il giorno dopo al suo capezzale. Con il nostro viaggio questa sera torneremo nell'aia di una cascina sperduta nelle colline piemontesi, dove proprio il giorno della festa dell'arma, il 5 giugno del 1975, moriva un carabiniere. Moriva un appuntato, era abruzzese, si chiamava Giovanni D'Alfonso. Da allora sono trascorsi 49 anni, quasi mezzo secolo di mezze verità e zero condanne. Sono stato minacciato tramite Instagram con una foto di mio padre con una croce sopra con la scritta il prossimo 6 giugno. Giugno 1975 muore la terrorista Margherita Cagol. Quando fanno vedere che i carabinieri arrivano alla cascina spiotta, c'è dalla chiesa che attende, che sta lì appostato, e dice: ma chi sono questi che sono arrivati? Margherita Cagol muore in un conflitto a fuoco con una pattuglia di carabinieri. Ti spiego il rapimento. Viene rapito Gancia. Presso la cascina Spiotta, nel comune di Melazzo, dove le BR detengono l'industriale torinese Vittorio Vallarino Gancia. La notizia d'apertura era conflitto a fuoco ad Acqui Terme, un carabiniere gravemente ferito. Da questo processo mi aspetto soltanto che venga fuori la verità e venga detto effettivamente quello che è successo quel 5 giugno del 75. Lo sogno ancora? Certo. Stringeva la sua licenza tra le mani quella mattina del 5 giugno 1975 l'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso, originario di Penne. Da pochi mesi si trovava ad Acqui Terme in Piemonte, in provincia di Alessandria, e da il luglio successivo si sarebbero trasferiti, lo avrebbero raggiunto da Mociano Sant'Angelo sua moglie Rachele, per tutti Adina, e i suoi 3 bellissimi bambini, Cinzia di 13 anni, Bruno di 10 anni e mezzo e poi la piccola Sonia di soli 2 anni e mezzo, perché papà Giovanni D'Alfonso lì ad Acqui Terme aveva trovato un piccolo appartamento per tornare a vivere tutti insieme, ma la famiglia D'Alfonso non riuscirà mai più a ricongiungersi. Tutta colpa delle Brigate Rosse e di un conflitto a fuoco che si consuma nella cascina che vedete dietro di me, la cascina Spiotta. È un conflitto a fuoco su cui la storia dell'Italia, la storia del nostro paese, non ha scritto tutta la verità. L'Italia era appena entrata nei sanguinosi anni di piombo che sarebbero culminati nel 1978 con il rapimento e l'uccisione dell'onorevole Aldo Moro. Erano giorni caldi in tutti i sensi, quelli di giugno 1975. Il 4 giugno viene rapito l'imprenditore Vittorio Vallarino Gancia, il re dello spumante italiano. Le Brigate Rosse lo sequestrano e nascondono nella cascina Spiotta, ad Arzello, nel comune di Milazzo, vicino ad Acqui Terme, sulle colline di Alessandria. È l'inizio della fine per l'appuntato D'Alfonso, ma lui ancora non lo sa. Partiamo da un fatto che probabilmente ha influito su tutti gli elementi successivi. Perché? Perché nel conflitto a fuoco non muore soltanto mio padre,
ma muore anche una brigatista, Margherita Cagol, che non era Detta Mara. detta Mara, e non era una brigatista qualunque, era la moglie del boss Renato Curcio, del boss, del capo delle Brigate Rosse. Anzi, ed era anche, all'epoca la consideravano anche, diciamo, più autorevole del marito, tant'è vero se pensiamo che lei pochi mesi prima del conflitto a fuoco ha liberato il marito dal carcere di Casal Monferrato, con un'azione proprio Di guerriglia. di guerriglia. E quindi che succede? Con questo fatto della brigatista uccisa, già nel funerale, io me lo ricordo questo, quello che si diceva, perché già al funerale di mio padre ad Acqui Terme avevano, io non c'ero lì, ma me l'avevano, l'ave, la, lo dicevano i miei zii, avevano letto sui giornali, avevano messo nella chiesa i tiratori scelti pronti perché le Brigate Rosse avevano minacciato di uccidere per rappresaglia almeno 5 carabinieri. Avevano annunciato questa cosa, questa rappresaglia, però non è successo nulla, però comunque c'era una tensione, no? Per questa cosa. E quindi diciamo, il processo che c'è stato per questo episodio, quindi tutta la dinamica, secondo me, era stata modificata già dal principio, o comunque hanno cercato di offuscare una verità pura per comunque celare alcune cose che probabilmente erano scomode. Secondo te, quindi, c'è stato una sorta di depistaggio? Ma non direi proprio un depistaggio, diciamo che un conflitto a fuoco, se è successo, se c'è stato questo conflitto a fuoco, sono stati degli errori, perché la pattuglia che lì è intervenuta evidentemente non doveva stare lì in quel momento, comunque il servizio doveva essere fatto in un certo modo, predisposto in un certo modo. Bruno D'Alfonso è il secondogenito dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso che muore il 5 giugno 1975 nella Cascina Spiotta nel conflitto a fuoco in cui muore la moglie del capo delle Brigate Rosse, Renato Curcio, e Giovanni D'Alfonso resta in fin di vita. La moglie è Margherita Cagollo, per tutti la compagna Mara. Bruno D'Alfonso è un maresciallo dei carabinieri in congedo e oggi è un collega giornalista. E per Bruno, troppe cose non tornano nella versione ufficiale di quello che è successo quel giorno nella cascina Spiotta. E se nel 2022, quindi 6 o 2 anni fa, la Procura di Torino riprende le indagini sull'omicidio di suo padre di 49 anni fa, lo si deve proprio alle indagini personali portate avanti da Bruno D'Alfonso, per il quale le incongruenze in quella versione ufficiale, sempre raccontata e piena di mezzi ricordi, e sono incongruenze troppo, troppo evidenti. Da quello che si sia avuto, già la circostanza di tempo, quando è successo? Il 5 giugno, il 5 giugno è il giorno della festa dell'Arma dei Carabinieri, e per quel giorno, che io lo so benissimo, è un giorno in cui sacro e deve essere rispettato come tale, e tutta l'arma si ferma per celebrare questa festa. E lì non c'era, in quel momento c'erano tante feste, c'era Alessandria dove facevano una festa della legione di all'epoca Alessandria, perché il Piemonte ha due legioni, è la legione Torino. Quindi tutti i carabinieri che il 4 giugno erano intervenuti, perché il conflitto a fuoco c'è stato il 5, ma il 4 giugno c'è stato il rapimento di Vittorio Vallarino Gancia, che è stato liberato appunto alla Cascina Spiotta nel corso del conflitto a fuoco. Quindi che succede? Questa circostanza ha fatto in modo che c'erano pochissimi carabinieri in giro. Quello che io diciamo, mi sono chiesto dopo un po' di anni, perché poi sono cresciuto, ma diciamo, avevo sempre questo tarlo nella testa, ma come sono andate veramente le cose? Perché e per come?
ho trovato molti, diciamo, molte versioni diverse tra loro. Bruno, partiamo dalla versione ufficiale, quella che è stata materia di cronaca anche giornalistica, sì, oltre sì. che di cronaca giudiziaria. Bisogna tornare indietro di sì. 24 ore. Cosa succede il 4 giugno? Il 4 giugno un comando di brigatisti rapisce Vittorio Vallarino Gancia, industriale, famosissimo, diciamo che all'epoca era come il Berlusconi, diciamo, dei nostri tempi. E, lo scelgono perché comunque era considerato un personaggio di destra che finanziava il movimento sociale, gli ammiranti, eccetera, eccetera, quindi per loro era anche come una sorta di punizione nei confronti del personaggio e diciamo avevano l'esigenza di finanziare le proprie attività, perché prima di questo rapimento a scopo di estorsione loro avevano fatto solo delle rapine in banche e uffici postali. Nel corso del rapimento c'è stato un primo errore da parte dei brigatisti, perché uno dei brigatisti, Massimo Maraschi, un ragazzo ventenne all'epoca, di Lodi, diciamo lui stava con la sua macchina, rubata comunque, a un certo punto fa un incidente. E lui, per liberarsi immediatamente del suo interlocutore, che insomma col quale stava scambiando i dati dell'incidente, ha offerto una cifra di una cifra in denaro, che ha fatto insospettire appunto la controparte. Cioè, per la serie ti pago, basta che me ne fai andare, non chiamiamo le forze. Finito, diciamo, quando sono andati via dal luogo di questo piccolo incidente, la controparte di questo Massimo Maraschi è andata in caserma dei carabinieri a Canelli e ha raccontato il fatto. Quindi sono insospettiti e hanno rintracciato poi questo Massimo Maraschi ed è stato arrestato. A seguito di questo arresto, visto che il Massimo Maraschi si era dichiarato, hanno realizzato che il rapimento di Gancia effettivamente era stato, perché lui non era tornato più a casa, e si è dichiarato appunto prigioniero politico. Prigioniero politico, hanno realizzato che avevano rapito Gancia. Di conseguenza si sono precipitati in quella caserma di Canelli, provincia di Asti, tutti i carabinieri degli uomini della Chiesa, il nucleo speciale dei carabinieri della Chiesa, che era stata posta, diciamo, affidata al comando appunto di Carlo Alberto della Chiesa per sgominare l'organizzazione delle Brigate Rosse. Il giorno dopo. Quindi su quel caso di Gancia di fatto ci sono focalizzati già dal 4 giugno gli uomini della Chiesa. Gli uomini della Chiesa, sì, sono lì. Che succede? Il giorno dopo invece non sono gli uomini della Chiesa ad intervenire. Ho già spiegato prima, era la festa dell'arma. E che succede? Il tenente Rocca, comandante appunto della compagnia di Acquiterme, vuole intraprendere un servizio di perlustrazione, di ricognizione del territorio. Relativo al rapimento però. Relativo al rapimento, perché comunque la notizia lui l'aveva ricevuta. Il tenente Rocca organizza un servizio improvvisato, e che poi non era neanche con la macchina di servizio ben equipaggiata con le armi, come può essere l'Alfa del radiomobile. Con quale macchina? Con la 127 del tenente, la 127 blu, e si chiama il comandante della stazione, il maresciallo Rosario Cattafi, e doveva andare un ragazzo con loro, se non che era inesperto, e il tenente Rocca chiama mio padre che stava facendo l'ultimo servizio. Abbiamo detto: come finisce la festa dell'arma? Quanto poteva mancare, Bruno? Un'ora. Alla partenza, un'oretta? Un'ora, un'ora e mezza. E invece? Invece il tenente Rocca lo chiama e dice: vieni con noi che dobbiamo fare un servizio, vieni.
e quindi vanno con questa 127. A un certo punto, da quello che si è saputo, perché Tenente Rocca avrebbe aveva l'esigenza in quel momento di cercare un castello vicino a questa cascina spiotta, non si ricorda bene diciamo, il punto esatto dove si trovi, e incontrano un appuntato, l'appuntato Pietro Barberis, che era in borghese, non aveva partecipato alla festa e si trovava vicino alla sezione di polizia giudiziaria dove faceva servizio, ecco perché era in borghese, era un uomo del procuratore di Acquiterme. E lui accetta ben volentieri, dice, perché tanto sto senza servizio, vi accompagno io, vi posso, diciamo, posso unirmi per a cercare voi. Questo castello. Per cercare questo castello. E vanno in quattro con questa 127. Quando arrivano lì vicino al castello, pare che il tenente Rocca abbia detto, ecco, mi ricordo, giriamo qui, e prendono questa stradina e si incamminano verso la cascina spiotta. Si fermano su questa via che accede all'aia della cascina spiotta e notano due macchine, una 128 bianca e una 127 rossa, che stavano all'interno di due autorimesse aperte, diciamo un porticato, e c'erano queste macchine dentro. Le imposte della cascina erano chiuse e questo quarto carabiniere Barberis in borghese rimane vicino alla macchina. È un po' distante da loro. Quindi loro scendono? Loro scendono in tre e praticamente sia il tenente Rocca e il maresciallo Cattafi iniziano a bussare, chiedono chi c'è in casa, vieni fuori, Caruso, dottor Caruso, vieni fuori, perché c'era scritto dottor Caruso ma era il falso nome di... In quel periodo penso che Curcio si facesse chiamare Caruso pure, no? C'era anche il falso nome ovviamente di Mara Cagol, e questa casa era stata presa in affitto 3 anni prima da loro, insomma quindi svolgevano tutte le loro attività di addestramento, qualche volta sentivano sparare. Nessuno risponde, però loro hanno sentito una radio accesa o qualcosa, una radio trasmettente, quindi si allarmano, cominciano, il tenente Rocca avrebbe dato direttive agli altri, tu l'appuntato Barberi, si chiama la centrale, chiama quel carabiniere che sa dove siamo, quindi ha fatto il nome di un carabiniere ben preciso, però i collegamenti all'epoca erano quelli che erano, insomma pare che abbia avuto difficoltà questo appuntato a chiedere subito i rinforzi, ma fatto sta che dopo un breve colloquio tra le persone che erano all'interno della cascina e i carabinieri, si aprono le finestre e lanciano, viene lanciata, vengono lanciate due bombe, una bomba prende in pieno il tenente Rocca che rimane con un braccio amputato e perde la vista di un occhio. E cadendo a terra il tenente si è potuto rialzare e scappare lì dal luogo del conflitto, perché ha avuto la cicatrizzazione spontanea, con la deflagrazione della bomba, non ha perso sangue e quindi riesce a scappare. Riesce a scappare insieme al maresciallo che era stato leggermente ferito dalle schegge. Mio padre è rimasto anche lui ferito da qualche scheggia, che poi io comunque ho potuto verificare da tutta la documentazione medica. Quindi lui si era anche, mio padre si era nascosto di fronte, probabilmente di fronte alla cascina, perché c'era qualche magazzino, qualche tettoia piccolina. E ad un certo punto due brigatisti, un uomo e una donna, scendono. E la donna, Margherita, che poi si saprà che è Margherita Cagol, alla guida della 128, e un
un uomo la guida da 127 rossa. La donna, Margherita Cagol, parte con la 128, in quel frangente mio padre esce, urla contro i brigatisti con la pistola, spara, colpisce la moglie di Curcio a un braccio e alla schiena, mentre lei sta salendo in macchina, parte con la 128, ma in quel momento il brigatista, mio padre probabilmente ha finito i colpi, che aveva una Beretta 34 con 7 colpi, anche se aveva il secondo caricatore, ma ce l'aveva nella bandoliera, insomma era una cosa... Non riusciva a prenderlo, lui sicuramente ha terminato i colpi, perché è tornato indietro il brigatista, gli ha sparato sulla testa, quindi è stato giustiziato. In tutto questo il tenente e il collega maresciallo dove sono? Sono fuggiti, sono andati via dal teatro del conflitto. E c'è solo il tuo papà? Si sono rotolati nel un dirupo lì, diciamo, a ridosso della cascina. E da questo dirupo sono arrivati a una strada dove passava un postino con la sua macchina, che li ha caricati e li ha portati all'ospedale. Quindi sul posto, sulla scena di questo conflitto a fuoco, solo c'è mio padre. Tuo papà, colpito alla testa, gravissimo, sì. E Mara Cagollo, sì. Già morta a terra? No. Allora, è successo questo, che dopo che mio padre è a terra, la Margherita Cagollo, comunque ferita, con la macchina è partita, e si è trovata di fronte, va a sbattere contro la 127 dei carabinieri, che praticamente ostruiva il passaggio di questa stradina. Come va lì a sbattere, dietro il brigatista va a tamponare la 128, e il brigatista perde anche, gli cade la pistola e va dall'altra parte del, diciamo, lato guida. E scendono, come scendono per fuggire a piedi, si trovano un quarto carabiniere in borghese, che dovrebbe essere appuntato Barberis. Pietro Barberis. Questo gli dico la versione ufficiale, perché di tutta questa dinamica poi non ne sono certo il 100%. Questa è quella che viene ricostruita. L'appuntato Barberis avrebbe puntato la pistola nei confronti della Cagollo e del brigatista, dell'altro, dell'uomo. Loro con le mani alzate, ad un certo punto l'uomo ha tirato fuori una bomba e l'ha tirata contro il carabiniere, che li teneva diciamo sotto tiro, ed è riuscito a fuggire con questa deflagrazione della bomba, ma l'appuntato non è stato ferito assolutamente, e questo appuntato ha dichiarato che diciamo, sparando verso il fuggitivo, e ha sparato comunque anche contro la Margherita Cagol, ha ucciso appunto la donna. 5 giugno 1975 muore la terrorista Margherita Cagol, più nota come la compagna Mara. Figlia di una famiglia borghese, la Cagol entra in contatto con il movimento studentesco dell'Università di Trento. Nel 1969 Margherita Cagol sposa Renato Curcio e con lui fonda le Brigate Rosse. Da allora la Cagol entra in clandestinità e partecipa a tutte le azioni delle BR, compreso il sequestro del giudice Mario Sossi. Nel 1975 la Cagol riesce a condurre a termine la spettacolare evasione di Curcio dal carcere. Margherita Cagol muore in un conflitto a fuoco con una pattuglia di carabinieri presso la cascina Spiotta, nel comune di Melazzo, dove le BR detengono l'industriale torinese Vittorio Vallarino Gancia, sequestrato il 4 giugno. Sono arrivati rinforzi, ma trovano mio padre per terra, che poi un'altra cosa, che viene liberato Vittorio Vallarino Gancia, lanciano lacrimogeni, arrivano anche poliziotti in borghese, poliziotti della vicina sezione. Il comando in quel momento era composto in quella cascina, quando arriva il tenente, quindi da Mara Cagol e questo brigatista. Solo due brigatisti. Ok. Anche se lì c'erano tre letti per, diciamo, i brigatisti che dovevano fare da guardia al rapito. Presumiamo che
magari era il Massimo Maraschi che è stato arrestato il giorno prima, oppure vabbè, anche un altro, questo non significa niente, però comunque erano in due in quel momento. Quindi Gancia torna libero. Gancia, io poi Gancia l'ho sentito, a me quello che diciamo è una cosa che ho scoperto anche dopo, loro hanno detto mio padre, l'hanno portato immediatamente in ospedale, ma mio padre era per terra, lo credevano morto, perché Gancia, che è stato poi liberato dopo, ha detto che ha visto mio padre per terra, quindi Quindi è stato lì tanto è stato tempo. lì tanto tempo. Poi dopo, come l'hanno portato in ospedale, diciamo, già l'ho raccontato, è stato comunque 6 giorni in agonia, 2 operazioni, eccetera, eccetera, ma non, appunto non ce l'avrebbe mai fatta. Quella che avete ascoltato fino adesso è la ricostruzione ufficiale della versione ufficiale di quello che è successo nella cascina Spiotta il 5 giugno del 1975, dove muore la brigatista Mara Cagol e resta in fin di vita, morendo pochi giorni dopo l'appuntato abruzzese Giovanni D'Alfonso. Ma c'è chi quel 5 giugno di 49 anni fa ignora completamente quello che sta accadendo a chilometri di distanza in Piemonte ed è qualcuno che sta semplicemente contando le ore per abbracciare il suo papà. Come si ricorda quella giornata? Avevo 10 anni e mezzo quel 5 giugno del 75, avevo appena finito la quinta elementare, dovevo sostenere gli esami di quinta, che una volta c'erano appunto gli esami. E niente, quindi quel giorno purtroppo noi come familiari non siamo stati informati direttamente e io diciamo, ho subito questo shock perché mi sono messo davanti al televisore mentre avevo finito da poco di mangiare. Che ora era, se lo ricorda? Erano intorno all'una, ora di pranzo, ero rimasto da solo a tavola con mia madre e le mie sorelle che erano andate nelle altre stanze e quindi mi sono trovato lì con questo televisore acceso, il telegiornale che dà le notizie del giorno. La notizia d'apertura era conflitto a fuoco ad Acqui Terme, un carabiniere gravemente ferito. E fanno il nome di questo carabiniere, Rodolfo D'Alfonso, mio padre si chiama Giovanni, e io insomma con questo, diciamo, come ho sentito ho detto, ma che coincidenza, lo stesso posto dove lavora papà, lo stesso cognome, però si chiama Rodolfo, e quindi diciamo con questo... Anche perché all'epoca quello che veniva detto in Esatto, televisione io era legge. per me comunque infatti quello era così, avevano sempre ragione. Ma anche se ovviamente quell'età è un'età così, sei bambino, però comunque non ero piccolissimo, però quindi ho avuto una reazione, ho detto che okay, adesso lo dico alla mamma, diciamo correndo perché c'erano già i miei amici che mi aspettavano sotto per giocare a pallone e io quindi vado correndo, dico mamma, mamma, al telegiornale hanno detto che un carabiniere c'ha lo stesso cognome di papà, ma non è lui, è un altro nome, è gravemente ferito e sono scappato. Tu Però ricordi la reazione di tua mamma? io perché ho chiuso subito la porta perché è come se volevo fuggire da quella notizia. E quindi ho fatto le scale, insomma, stavo al quarto piano correndo, correndo, arrivo sotto con gli amici, però ovviamente quando loro stavano giocando a pallone mi sono fermato e non riuscivo, cioè ho capito che era successo qualcosa. E sono tornato indietro, quando sono salito a casa c'era già la casa piena di gente, c'erano tutti che urlavano, mia mamma che urlava, piangeva e avevo mia sorella Cinzia che aveva 13 anni, 2 anni e mezzo più di me. Che telefonava, stava telefonando all'ospedale di Alessandria, quindi gli avevano confermato questa notizia, quindi che lui era ferito, però non si sapeva più o meno della gravità. Era contentissimo di andare
in Piemonte proprio perché ci andò a fare le terme E quante volte vi sentivate con papà? Ma spesso lui telefonava, diciamo, una volta non c'erano i cellulari, però comunque c'era il telefono fisso e lui si faceva sentire spesso. Anzi, qualche volta ha fatto pure una toccata e fuga dal Piemonte, cioè, ma questo l'ha raccontato mia mamma, che è tornato una notte solo per stare a casa con lei, con noi, perché aveva pochissimo tempo, era di passaggio, è stato forse una notte soltanto, e comunque lui aveva preparato già tutto affinché noi andassimo su in Piemonte, aveva preparato l'appartamento, già un lavoretto per mia mamma che faceva la sarta, insomma, era già tutto Quindi predisposto. sareste dovuti andare da Andare lui? a raggiungere lui e quindi questa nuova vita in Piemonte, per noi che siamo stati comunque sempre in Abruzzo. L'ultima volta Modo. che tu hai sentito papà, te la ricordi? Al Ma certo, telefono? io l'ultima volta veramente mi ricordo più quando lui è tornato una volta che mi ha portato al bagno a fare la pipì, perché ero insomma, come tanti bambini, insomma, la facevo a letto, e quindi lui prima di andare via, ecco, mi faceva alzare, mi portava al bagno e mi ricordo il suo bacio, la sua carezza, ecco. Mamma Rachele parte con Cinzia, la figlia più grande, in treno per Alessandria. Poi anche Bruno si ritrova in Piemonte, al capezzale di papà Giovanni, che morirà l'11 giugno 1975. 6 giorni di agonia, 2 operazioni lunghissime alla testa. Perché il colpo, insomma, che gli aveva trapassato appunto il cranio non gli dava scampo, cioè erano ferite, insomma, che non potevano mai rimarginarsi, e quindi sarebbe diventato un vegetale, ecco. E quindi dopo 6 giorni, insomma, lui è deceduto, però ho fatto in tempo a vederlo, e quindi mi hanno portato al suo capezzale, mi hanno portato lì nella sala di rianimazione, e c'ho questo ricordo insomma, della sua, lui che respirava con questo respiratore, insomma, ancora ho nella testa il rimbombo di Macchinario. quel macchinario, esatto. Quando torni in Abruzzo senza papà? Ma io torno subito, perché comunque mi hanno fatto stare lì 1 giorno, poi dopodiché, dopo che lui è morto, ci sono stati 2 funerali, il primo funerale ad Acqui Terme, funerali di Stato, poi un secondo funerale a Manoppello Scalo, il paese mio natio, di mia mamma, della famiglia di mia madre. Una grande mobilitazione, una grande partecipazione, l'Abruzzo si è stretto Sì, alla sì, sì. vostra famiglia. Sì, sono state migliaia e migliaia di persone al funerale, insomma, è stato qualcosa di molto sentito, e insomma, certo, c'è stata la popolazione che ci è stata vicina tutta. Nell'arma dei carabinieri? Sì, certo, tutti comunque l'arma dei carabinieri, che, cioè, per carità, non posso dire nulla diciamo, di quei momenti, ecco. Però poi dopo passano gli anni. Si capiscono bene, diciamo, meglio determinate dinamiche, e poi spesso si va nel dimenticatoio, si va nell'oblio, come è successo nel caso di mio padre. Una storia dimenticata. Una storia dimenticata. A
A Bruno D'Alfonso nessuno mai in questi 49 anni fin da subito ha nascosto quello che è successo al padre, nessuno ha nascosto il fatto che ad ucciderlo siano stati dei brigatisti, ed ecco che nella vita della famiglia D'Alfonso le Brigate Rosse entrano nel modo più tragico e ci sono praticamente da sempre. Brigate Rosse che per Bruno D'Alfonso sono rimaste impunite per troppo tempo. Papà, Gancia torna libero, ma Gancia, io poi Gancia l'ho sentito, a me quello che diciamo è una cosa che ho scoperto anche dopo, loro hanno detto mio padre, l'hanno portato immediatamente in ospedale, ma mio padre era per terra, lo credevano morto, perché Gancia, che è stato poi liberato dopo, ha detto che ha visto mio padre per terra, quindi è stato lì tanto tempo. È stato lì tanto tempo. Mamma Rachele ha 36 anni quando resta da sola con 3 figli da crescere. Bruno sceglie la carriera militare e va in collegio a San Mauro Modenese fin dalla prima media. Vuole diventare un carabiniere come suo padre. Una volta che avevo intrapreso anch'io questa carriera, mi sono fatti 10.000 domande. Innanzitutto perché mio padre gli avevano prima assegnato la medaglia d'oro e poi gliel'hanno tramutata in argento il giorno prima di che questa medaglia venisse conferita dal Presidente della Repubblica. Ed è stata data la medaglia d'oro proprio a questo tenente Rocca che era in vita, seppur ferito. Parliamo dell'anno dopo. Dell'anno dopo. Il tenente Rocca era comunque ferito, ma in modo tale che non avrebbe potuto far servizio perché tu non hai un braccio, non hai un occhio. Hanno istituito un ruolo d'onore proprio ad hoc in quel momento per lui, che poi diciamo, sono benefici estesi anche ad altre, ad altri feriti dell'esercito, dell'arma, insomma tutte le forze armate e dell'ordine, ma non perché io voglia criticare questa cosa, però voglio dire era un riconoscimento che era previsto soltanto per chi avesse perso la vita. Avevano voluto fare una forzatura tra virgolette per comunque, ma ci sta, non è che io per carità, anche il tenente Rocca suo malgrado insomma è rimasto ferito in quel modo, mutilato, ci mancherebbe, però questa cosa che a un certo punto mi hanno detto è stata fatta un'assegnazione gerarchica, ma gerarchica perché? Perché l'eroismo si misura in base al grado che uno ha sulle spalline, cioè lì cioè, voglio dire, mio padre poteva benissimo, dopo aver preso una scheggia e poteva benissimo essere rimasto nascosto, invece lui da solo ha affrontato i brigatisti, ha sparato tutti i colpi che aveva. È un eroe. È un eroe. Anche medaglia d'oro a Rocca. Medaglia d'argento a mio padre. Il giorno prima di partire. Noi sapevamo medaglia d'oro, ma io comunque agli atti. E tu hai ritirato la medaglia di papà? Sono andato io perché mia madre si è rifiutata, proprio per questo motivo. Avevo sempre appunto questo tarlo, ma come mai a mio padre si sarà comportato male per meritarsi questo? Poi quando entri nell'arma e cominci a avere dei sospetti su qualcosa, sulla dinamica, quello che è successo, come è successo, io mi sono andato da Rocca direttamente a chiedere queste cose. Rocca mi ha sempre dato delle versioni un po' diverse, non mi ha mai voluto dire se avessero mai riconosciuto questo brigadista fuggito, perché poi alla fine io sono andato per chiedere la verità, per chi avesse ucciso mio padre, non per la medaglia. Questo adesso è un discorso che diciamo. Perché tu di fatto ad oggi non hai la certezza di chi abbia sparato il colpo in testa a tuo padre. Allora io andavo da lui per questo motivo, ma come mai, se perché dopo soli 6 mesi dal conflitto a fuoco hanno terminato le ricerche, non hanno più ricercato questa persona? E allora. Cosa ti rispondeva? Mi rispondeva, ma non si sa, forse mi aveva fatto qualche, me l'aveva detto, dice Azzolini, forse è stato Azzolini. Non convince Bruno la versione del tenente Rocca. Chi avrebbe potuto indicare chi ha sparato in testa a suo padre sarebbe stato l'appuntato Pietro Barberis, l'unico uscito illeso dalla cascina Spiotta. Dopo che è morto, ecco quello che è stato che mi ha fatto un po' scattare tutto. E dopo che è morto il tenente Rocca ha detto io non ho mai detto nulla perché non ha voluto mai fare il nome Barberis di questo brigatista, lui aveva paura, io non ho mai fatto il nome. Ma allora dopo sono io che mi sono indignato, ma com'è?
non si fa il nome di chi ha ucciso mio padre, cioè non si fanno le indagini perché non l'ha voluto dire lui, cioè che stiamo parlando. Cioè io a un certo punto ho detto no, qua io adesso lo devo scoprire e farò di tutto. Nel 2007 Bruno D'Alfonso decide una volta per tutte di portare avanti personalmente le indagini sull'omicidio di suo padre, insieme a due colleghi che hanno esperienze di servizio nell'arma proprio a Canelli, vicino ad Arzello, prende la via del Piemonte e ci rimane 3 giorni. La primissima tappa che fa Bruno D'Alfonso però è nel tribunale di Alessandria e qui entra in possesso di una fondamentale sentenza, è la sentenza di condanna di quel Massimo Maraschi, quel famoso Maraschi che il giorno prima del conflitto a fuoco nella cascina Spiotta, quindi il 4 giugno, viene fermato dopo un incidente, lo trovano con una pistola, si dichiara prigioniero politico e di fatto è in quel momento che l'arma dei carabinieri associa alle Brigate Rosse il rapimento dell'imprenditore Gancia. Bruno D'Alfonso avvia le sue indagini personali e quella sentenza è fondamentale perché Massimo Maraschi viene condannato non soltanto per i fatti del 4 giugno, ma viene condannato anche per i fatti del 5 giugno. Ma lui era stato arrestato e lui nella cascina Spiotta non c'era mai stato. È già una prima anomalia che mi fa pensare, mi fa riflettere, come per dire qualcuno ha voluto, diciamo, trovare un capo espiatorio e poi andare avanti, accelerare con le indagini. Tant'è vero che io vado a spulciare gli atti, che non avevo soltanto la sentenza, lunga una cinquantina di pagine, ma non avevo gli altri atti giudiziari, gli atti di polizia giudiziaria che potevano essere i sequestri, le armi, le macchine, eccetera, eccetera. E mi rendo conto e vedo a un certo punto trovo un memoriale, un dattilo scritto che è questo qui. Questo dattilo scritto che non è altro che la ricostruzione del conflitto a fuoco fatta dal brigatista fuggito da quella cascina Spiotta, che in cui relaziona al suo capo, il suo capo che era Renato Curcio, quindi è anche marito di Margherita Gagol. Lui, vedi, qui ci sono le macchine, ci sono le 3 macchine. Assegna un numero, presenza. Esattamente. E qua vedi, vedi per terra Mara con le mani alzate, lui, Mara, eccetera, eccetera. Che insomma, ho capito già da questo dattilo scritto, si capisce proprio quello che ha fatto mio padre, tutti i movimenti, quindi già il fatto che mio padre abbia sparato tutti i colpi, tutta questa cosa, già lì si vede l'eroe. Io lì ho visto l'eroe di mio padre, se l'ho raccontato, non perché l'hanno descritto gli altri carabinieri che hanno relazionato, ma perché è stato scritto pure qui sopra. L'hanno scritto le Brigate Rosse? L'hanno scritto le Brigate Rosse. Cioè le Brigate Rosse hanno scritto un carabiniere che ci urlava alle spalle e ci sparava. E poi lui però in questo documento non è che si attribuisce la colpa, dice Mara l'ha voluto finire, è tornato indietro e l'ha finito a mio padre. Ma è facile dare la colpa a una persona morta. E comunque io ho fatto di tutto per far identificare quest'uomo proprio perché o è stato lui che ci dicesse effettivamente che è stato, comunque la persona che stava lì. C'è stata l'acquisizione, abbiamo capito, della sentenza di condanna di Massimo Maraschi. Nel frattempo viene fatto vedere a Bruno D'Alfonso il famoso dattilo scritto che era stato sequestrato in un covo delle BR in via Maderno a Milano a gennaio del 1976. A tutto questo, nelle indagini di Bruno D'Alfonso, si somma lo straordinario lavoro portato avanti da 2 colleghi giornalisti, li citiamo, sono Berardo Lupacchini e Simona Folegnani. Dalle loro indagini emergono tantissime prove e ne nasce un libro, quello che vedete dietro di me. Hanno lavorato per anni su questa storia. Vogliamo ricordare? Certo, sono Simona Folegnani e Berardo Lupacchini e loro poi sono gli autori di questo libro, Brigate Rosse l'Invisibile, dalla Spiotta a Via Fani, dal rapimento Gancia al sequestro Moro, di cui io
diciamo, ho prodotto questo libro, ho fatto solo la prefazione, però diciamo, è tutta opera loro e a loro va il merito di aver trovato tutti questi elementi. Tra questi elementi importanti c'è il fatto che Margherita Cagolle è stata sottoposta all'esame del guanto di paraffina da morta. Questo esame esclude il suo maneggio di armi da sparo, quindi lei avrebbe soltanto lanciato le bombe. E quindi e non le bombe ha sparato non hanno ucciso mio padre. Esattamente. Da questa cosa, questo era uno dei tanti elementi che poi diciamo insieme all'avvocato Sergio Favretto del Foro di Alessandria che ho incaricato per difendermi, io ho presentato questa istanza di riapertura dell'indagine il 17 novembre del 2021 alla Procura Antiterrorismo di Torino. Ho presentato questa istanza, contestualmente è uscito il libro, quindi ci sono due elementi che rafforzano questo mio desiderio di riaprire il caso. La Procura quindi riapre le indagini si concludono il 1 marzo del 2024 e io non sapevo nulla diciamo di tutti i vari di quello che era successo, se non diciamo non sapevo bene cosa fosse, quali fossero stati tutti gli accertamenti espletati, ma di sicuro io sono stato chiamato dal RIS di Parma e quindi ho finalmente è apparso questo documento in originale che io avevo sempre detto questa cosa, sicuramente sui documenti ci saranno delle impronte e questo me lo dice il mio bagaglio di professionale, perché comunque sulla carta, specialmente quando si è sudati, cioè le impronte rimangono. Non ero tanto sicuro che dopo tantissimi anni ci fosse, però effettivamente il documento era conservato in un lucido, insomma era ben conservato. È stato aperto davanti a me dal RIS di Parma e ho visto quando hanno fatto le prime operazioni di rilevamento. Di chi sono le impronte? Le impronte sono 11 impronte di Laura Azzolini, le sue sono state trovate. Il GIP revoca la sentenza di non luogo a procedere che era stata emessa il 3 novembre del 1987 nei confronti di un ex brigatista, oggi ultra ottantenne. Stiamo parlando di Lauro Azzolini, che era il capo della colonna milanese delle Brigate Rosse. Il GIP revoca questa sentenza del non luogo a procedere e ordina la riapertura delle indagini per 6 mesi. Vediamo che cosa contesta allora la Procura. Si indaga per sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione e porto d'armi, omicidio di Giovanni D'Alfonso e tentato omicidio di altri 3 militari. La Procura in sostanza vuole dare finalmente un nome, un volto a quel famoso Mister X, quel brigatista che era andato via impunito dalla cascina Spiotta quel 5 giugno dopo la liberazione dell'imprenditore Gancia. All'epoca Lauro Azzolini era, lo abbiamo detto, a capo della colonna milanese delle Brigate Rosse, da cui poi si è dissociato. Ma la Procura indaga anche sull'allora capo vertice apicale delle Brigate Rosse, Renato Curcio, che lo ricordiamo era il marito di Margherita Cagol, detta Mara, che muore il 5 giugno nella cascina Spiotta. Renato Curcio si è sempre dichiarato innocente, ma soprattutto ha sempre detto di non aver avuto alcun tipo di coinvolgimento né diretto né indiretto, ma per gli inquirenti lui era una figura apicale delle BR e secondo gli inquirenti ha pianificato anche lui il sequestro dell'imprenditore Gancia. Per te Lauro Azzolini quella mattina era nella cascina Spiotta? Sì, adesso lo so ancora con più certezza perché dopo queste 11 impronte riconosciute a suo carico, poi ci sono anche altre 6 impronte rilevate sulla richiesta di riscatto a Vittorio Gancia, le impronte sono state attribuite a Pierluigi Zuffada. E quindi che succede? Il 1 marzo del 2024 si concludono queste indagini e c'è un rinvio a giudizio, cioè c'è una richiesta
nei confronti di questi quattro brigatisti per omicidio, di cui il primo Laura Azzolini come esecutore materiale, gli altri tre Renato Curcio, Mario Moretti e Pierluigi Zuffada in concorso, ma questa attribuzione è stata determinata dal fatto che i brigatisti organizzatori del rapimento avevano messo per iscritto che in caso di accerchiamento da parte delle forze dell'ordine avrebbero dovuto sparare, rompere l'accerchiamento e sparare contro le forze dell'ordine. Questa cosa, quindi è un principio accusatorio e quindi nei loro confronti anche per il concorso di omicidio. Nell'aula GUP 35 a porte chiuse si riapre una pagina di 50 anni fa, ma anche una ferita che insiste nella memoria di Bruno D'Alfonso. Il figlio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni, morto il 5 giugno 75 nella sparatoria di Cascina Spiotta, arriva a Torino dall'Abruzzo, ammesso come parte civile con le sorelle e la madre nella prima udienza preliminare per decidere se mandare a processo per concorso in omicidio gli ex capi delle BR Renato Curcio e Mario Moretti, oltre a Pierluigi Zuffada e Laura Azzolini. Quest'ultimo, per la procura, sarebbe l'uomo fuggito e mai identificato dopo il conflitto a fuoco in cui morì anche la brigatista Mara Cagol nella liberazione dell'imprenditore Vittorio Vallarino Gancia. Da questo processo mi aspetto soltanto che venga fuori la verità e venga detto effettivamente quello che è successo quel 5 giugno del 75. Tutto qui, non spetta a me ricostruire la storia, però la verità deve emergere su tutti. Cioè, come ti sei sentito quando hai capito che dopo quasi 50 anni sì. C'è la speranza di vedere a processo qualcuno sì. Che quel giorno ha preso parte? Certo, mi sono sentito... Cioè, non ci credevi più? No, non ci credevo più. Ma io ero già felice per il fatto che avessero comunque svolto un'indagine, che avessero fatto qualcosa per mio padre. E questa cosa alla fine mi ha dato soddisfazione perché comunque con questa cosa, col fatto che abbiano scoperto chi fosse stato, hanno ridato dignità alla sua memoria, cioè quindi è un atto dovuto a lui. Il 26 settembre di quest'anno si è celebrata l'udienza preliminare a Torino e si attende adesso la decisione. In base a quella decisione capiremo se e in caso positivo quali e quanti dei quattro indagati per i fatti della Cascina Spiotta e per l'omicidio di Giovanni D'Alfonso finiranno o meno a processo. Che mi ha colpito molto, perché io in aula adesso a Torino avevo le mie spalle per Luigi Zuffada. Gli altri tre non si sono presentati, che sono comunque liberi. Anche Mario Moretti è semilibero perché lui va solo la notte in carcere, nel suo stato di semilibertà. Gli altri sono liberi però? Sono liberi. E questo Pierluigi Zuffada si è presentato con la mascherina, credo pure per non farsi vedere bene in volto, ma vabbè, ci sta pure che forse sta male, non lo so. Ma non ho, non c'è stato nessuno, né lui, ma neanche i loro avvocati. Questi sono quattro brigatisti, sono presentati con cinque avvocati, sono tutti i migliori avvocati che ci sono in Italia, super pagati, nessuno che abbia detto una parola nei nostri confronti. Io sono andato lì con le mie sorelle, Cinzia e Sonia, e mia madre anche se è costituita parte civile, però non era presente, ha un problema, ha una gamba, non può deambulare bene. Cioè nessuno si è avvicinato? Nessuno si è avvicinato, io sono stato lì in una stanza piccolissima. Stavamo lì, io stavo a fianco all'avvocato di questo Pierluigi Zuffada e l'avvocato di Laura Azzolini, che era lì, che è stato un'ora a parlare di questo conflitto a fuoco. Si stanno arrampicando sugli specchi soltanto per questioni procedurali, ma non sulle questioni di merito, perché
perché non possono attaccarsi a nulla, perché da quelle indagini, dopo quelle 11 impronte digitali, questo è importante da dire, i carabinieri del Rossi che hanno fatto un immane lavoro, il Rossi di Torino, loro c'è un'informativa di 460 pagine, senza gli allegati, 460 pagine, un libro grande senza allegati, con, hanno messo sotto intercettazione con i Trojan tutti i brigatisti e i loro familiari. Tra cui Azzolini. Tra cui Azzolini. È uscita fuori una testimonianza chiave di amici di Azzolini che hanno confermato, anche in sede di, poi di verbalizzazione, oltre che nelle intercettazioni, hanno confermato il racconto di Lauro Azzolini che ha raccontato il fatto della cascina spiotta, che lui era presente. E quindi... Però qualcuno sostiene che non sia utilizzabile a fini processuali quel tipo di intercettazione. Ma rimane comunque la responsabilità. Adesso se venga condannato o meno a me non interessa, perché comunque anche se verrà condannato, verranno condannati per che cosa? Per qualche anno, ma voglio dire, io non è che... a me quello che dà fastidio è che cioè, vanno in galera persone, capito, per veramente per aver rubato pochissimo, per reati minori, e questi hanno ucciso le persone e poi alla fine diventano così, diciamo, le persone, le vittime diventano come incidenti di percorso, cioè non veniamo più ricordati, passano tutti nell'oblio, tutti dimenticati, cioè questa è una cosa insopportabile per chi è vittima, perché la vittima non è soltanto mio padre, ma la vittima siamo tutti noi familiari. E questa cosa ce la portiamo sulla pelle una vita intera. È evidente che c'è una parte politica, ma questo succede sia a destra che a sinistra, però per le Brigate Rosse nessuno ha mai rinnegato questa appartenenza, questa ideologia, e ci sono anche i politici attuali che quando sentono parlare di queste cose, cioè per loro, ma che stiamo a scherzare, ma che, cioè io ho sentito giornalisti in televisione, ma dai, vogliamo ancora prendercelo con Mario Moretti che ha sei ergastoli, ma non se ne è fatto manco uno di ergastolo, perché lui da quando sta in carcere insieme in libertà si è sposato, c'è una figlia che è diventata pure giornalista, voglio dire, e comunque tutti fanno una loro vita che io non ho potuto fare con mio padre. Cioè. Verità processuali a parte, di cui si resta in attesa, c'è un Abruzzo che ha provato in questi 49 anni a rimanere sempre vicino alla famiglia dell'appuntato D'Alfonso, e il suo eroismo è da monito ed esempio, soprattutto tra i più giovani. E a papà Giovanni sono state intitolate scuole, sì. Sono state intitolate vie, sì. Quindi c'è stato dal basso comunque un riconoscimento di quell'eroismo, peraltro messo nero su bianco, certo. Da Azzolini. No, certo, mio padre comunque gli hanno intitolato diverse... Per esempio c'è una scuola proprio da Arzello a Melazzo, dove c'è stato il conflitto a fuoco, c'è una scuola primaria intitolata a lui, c'è qui ad Ari, in provincia di Chieti, c'è una scuola materna, poi c'è una via a Manoppello, una via a Penne, dove è nato, c'è anche dove lavoravo io a Chieti, Chiedi Scalo, nella caserma Rebeggiani, dove c'è la sede del CNA, il Centro Nazionale del Ministero dei Carabinieri, c'è una casermetta con un busto. C'è anche la proposta del sindaco di Montesilvano, nonché presidente della provincia di Pescara, che ha promesso che intitolerà una via a mio padre a breve. Grazie alla puntata di Occhio Oltre la Cronaca della prima stagione dedicata alla strage di Fiumicino del 17 dicembre 1973, in cui morirono 32 persone, tra queste 6 abruzzesi e tra questi 6 abruzzesi anche un ingegnere di Tortoreto, l'ingegnere Raffaele Narciso, che vedete nella foto dietro di me accanto a D'Alfonso, Bruno D'Alfonso ha avuto modo di entrare in contatto in una lunga telefonata con i figli dell'ingegner Narciso, con Gianni e
con Anna, vittime tanto quanto Bruno di uno Stato che non ha riconosciuto loro lo status di figli di vittime del terrorismo per tutti questi anni. E vittime sia la famiglia D'Alfonso sia la famiglia Narciso di uno Stato che si è voltato di fatto per troppo tempo dall'altra parte e li ha lasciati completamente soli, sia la vedova e sia i figli. Quello che mi aveva colpito era proprio per questa cosa dei familiari che, dimenticato dopo tantissimi anni, non si sapeva se avessero avuto almeno riconosciuto lo status di vittima del terrorismo, che poi ci sono queste differenze che stridono col fatto, diciamo, dello status di vittima, perché la vittima è vittima come tale, cioè, ma non bisogna dare una connotazione in base al luogo o chi, diciamo, ha commesso quel reato. Perché comunque alla fine quello che di reale c'è sul campo è che una persona ha perso la vita e quella vita persa deve essere rispettata. Tu come vorresti che venisse ricordato Papa Giovanni? No, mio padre, come lo ricordo io, mio padre era una persona gioviale e allegra, aveva sempre il sorriso sulle labbra, era una persona scherzosa, lui mi piaceva imitare, piaceva insomma fare qualche gag con gli amici, insomma era sempre così, e quindi voglio che venga ricordato con il suo sorriso, il suo largo sorriso, ecco. Il nostro viaggio insieme questa sera finisce qui, rimaniamo in attesa di conoscere l'esito delle decisioni che assumeranno i giudici di Torino, con la speranza che le BR, qualora le indagini portate avanti dal figlio dell'appuntato Giovanni D'Alfonso dovessero essere confermate nella loro impostazione, dovrà essere o meno giudicato colpevole e responsabile di quello che è accaduto. Io intanto vi ringrazio per essere stati con noi anche questa sera e vi do appuntamento a giovedì prossimo. C'è sempre stata una mezza verità, e come in tutte le cose, diciamo, i casi giudiziari, col case italiani, c'è sempre questa cosa, questa ombra, questo modo di insomma insabbiare, di dire o non dire, e quindi questa cosa è un inno alla verità, ecco, alla giustizia. Lo sogno ancora? Certo, certo.